Oggi è il 13 febbraio 2013, mi trovo a Isola della Scala, in provincia di Verona, e sto facendo le indagini geologiche, come solito faccio le prove penetrometriche dinamiche e questo che vediamo è il penetrometro, la posizione di una delle 5 indagini svolte e mi trovo in questo sito che è occupato da questo fabbricato che sembra avere un'origine molto antica, legata a pellegrinaggi, a percorsi di pellegrinaggio, quindi ospitava probabilmente dei pellegrini diretti verso il sud Italia. Il terreno, comunque, che è l'oggetto della mia indagine, si presenta particolare perché ha alcuni livelli che sono livelli di circa 50 centimetri di terreno particolarmente duro, particolarmente consistente e di difficile perforazione. La falda si trova al di sotto del metro e mezzo. E oltre alle prove penetrometriche dinamiche sono state fatte anche delle prove sismiche e adesso sto svolgendo questa prova in quella posizione, vediamo quel puntino giallo è il sismografo, non mi avvicino troppo, anzi il tromografo, non mi avvicino troppo per non disturbarlo. Comunque qui a Isola della Scala abbiamo dei terreni caratterizzati da livelli di sabbia e limo, da mediamente consistenti a consistenti.